A distanza di qualche mese la ditta Ecosave torna in piazza, stipendi arretrati 3 mesi più la 13ª. Siamo con uno dei rappresentanti, Giovanni Zizza, di questa ditta che non percepisce appunto più lo stipendio e oggi si ritrova a sospendere la raccolta differenziata in giro per il paese per far valere appunto queste ragioni. Giovanni, ci spieghi un po' i motivi di questa vertenza? Allora, siamo arrivati con 3 mensilità indietro più la 13ª. Ed è un momento veramente critico per le nostre famiglie, un momento critico anche per noi, perché a un certo punto si perde anche la dignità, veramente siamo arrivati a toccare quasi quasi il fondo. Oggi noi, bene o male, avendo fatto qualche piccola inchiesta, abbiamo scoperto che il comune è un pochettino indietro rispetto alla ditta, che la ditta ha dato più mensilità rispetto a quelle che ha percepito. E dunque oggi abbiamo deciso di fermarci, programmando questo sciopero da circa 25 giorni fa, prima con il raffreddamento e poi scegliendo il giorno 14 dicembre per fermarci, per dare un segnale, per far capire alla gente ciò che viviamo in realtà noi. E speriamo che adesso sia il comune che la ditta trovino un'intesa per farci passare un sereno Natale e un buon inizio dell'anno. Ma ci sono stati dei segnali di apertura oppure è ancora tutto bloccato? Noi, avendo fatto il freddamento, non abbiamo avuto nessun tipo di, perlomeno il sindacato, non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta di incontro. Ma qual è il vostro obiettivo da qui a Natale, diciamo? Cosa volete ottenere? Lo sblocco di una mensilità, di 2 mensilità oppure l'intero corrispettivo? Ma almeno per sollevarci un po', tutti insieme, almeno 2 mensilità. Siamo proprio al minimo con 2 mensilità. Se non dovesse avverarsi quanto voi prospettate, qual è il rischio? Che si prolunghi magari la protesta a cavallo delle feste? Allora, noi puntiamo adesso ad avere un incontro in prefettura, perché adesso con le festività vicino non si possono fare più scioperi. Lo sciopero si può fare dopo le festività, giorno 7, giorno 8, sarebbero 2 giorni di sciopero. Quanti sono gli operatori e quindi le famiglie coinvolte in questa vertenza? 26, mi sembra. In bocca al lupo. Grazie.